Ma quali sono i gravosi compiti che spettano al neodittatore? Tibi constituenda iudicia sunt. Da te devono essere riorganizzati i tribunali, cioè a te spetta riorganizzare l'amministrazione della giustizia. Tibi revocanda fides, da te deve essere ristabilita l'affidabilità, cioè a te spetta ristabilire la sicurezza dello Stato. Tibi comprimende libidines sunt, da te devono essere repressi i comportamenti sfrenati, il malcostume, cioè a te spetta reprimere gli eccessi del malcostume. L'opera di pacificazione non si esaurisce qui perché Cesare, secondo Cicerone, deve impegnarsi su tutti i fronti. Vincienda sunt, sono da frenare, da tenere a freno, severis legibus, con leggi severe, omnia quae dilapsa iam diffluxerunt, tutte quelle cose che, ormai distrutte, dilapsa, diffluxerunt, si sono disperse. Perfezioniamo la nostra traduzione. Bisogna frenare, vincienda sunt, con una severa legislazione, legibus severis, quella situazione di caos generale che è ormai dilagante. Quali sono state le conseguenze delle guerre civili per la res publica? Per Cicerone, res publica quassata est, lo Stato è stato sconvolto, è rimasto sconvolto, et multa ornamenta dignitatis perdidit, e ha perso molti elementi dignitatis del suo prestigio, et presidia stabilitatis sue, e le fondamenta della sua stabilità. Ergo, dunque, conclude Cicerone, tibi nunc omnia belli vulnera sananda sunt. Omnia vulnera belli, tutte le ferite di guerra, sananda sunt, vanno sanate, vanno guarite, tibi, da te. Vulnera, quae preter te, nemo mederi potest. Ferite che nessuno, nemo preter te, tranne te, mederi potest, può sanare, può guarire. E arriviamo all'appello finale. Ec igitur tibi reliqua pars est. Questa, ec, è dunque igitur la parte restante per te. O meglio, questa è l'ultima parte che ti attende, dunque. Ic resta tactus, questo atto ti resta. Questo è l'atto che ti resta. In hoc elaborandum est. In questo devi impegnarti. Rem publicam constitue. Riforma. Rimetti in piedi lo Stato.